massima attenzione per i fatti di Genova, così come abbiamo prestato la stessa attenzione per i fatti di Bari e più in generale della Puglia. Auspichiamo che le indagini siano rapide, che vi possa essere piena chiarezza sui fatti che sono oggetto oggi di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e confidiamo che tutti agiscano nella massima trasparenza. Senta, oggi proprio in Puglia arriva la mozione di sfiducia in consiglio, c'è questo tema anche in Liguria a questo punto? Direi che per la Puglia la mozione di sfiducia è dovuta a fatti che non hanno investito il Presidente della Regione in prima persona, ma che hanno investito invece un'azione del Presidente della Regione nel momento in cui parrebbe che lo stesso avesse avvisato di un provvedimento di custodia cautelare imminente un dirigente di una società regionale. Per voi, dopo che un governatore viene raggiunto da un procedimento per custodia cautelare, dovrebbe dimettersi, secondo voi? Guardi, l'istituto delle dimissioni è un istituto che notoriamente appartiene alla sfera personale e solo la sfera personale può valutare esattamente come siano andati i fatti e se siano quelli i fatti. Per quanto ci riguarda, confidiamo che vi possa essere massima velocità nell'affrontare una situazione che indubbiamente in questo momento è difficile e che si possano chiarire tutti i comportamenti che oggi vengono contestati. Le opposizioni che chiedono evidentemente con il ritorno al voto. Vede, quello del ritorno al voto non dovrebbe essere un argomento che fa come le frecce, funzionano o non funzionano secondo se siano azionate o meno. Io penso che proprio perché l'istituzione regionale è un'istituzione importante, si debba necessariamente non far precipitare le valutazioni, ma attendere che soprattutto chi sta svolgendo un'attività di indagine la possa svolgere approfonditamente e chi legittimamente deve operare nel senso di difendersi lo possa fare sapendo esattamente di che cosa egli viene accusato.